Mamma mia, che level 5 vision che è stato! Non me lo aspettavo così pregno di tante informazioni e invece Akihiro Ino ci ha stupito ancora una volta. Ma andiamo con ordine. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla del level 5 vision che si è tenuto il 24 settembre 2024. Tanto per cominciare, in descrizione trovate i timestamps se volete passare a una parte specifica del video, oppure anche passando il dito sullo schermo del vostro dispositivo mobile. O la freccia del mouse se siete da computer. Tratterò tutti quanti gli argomenti in fila, quindi partiremo da Fantasy Life e finiremo con Holy Horror Mansion, il successore spirituale di Yokai Watch, tra molte virgolette. Partendo da Fantasy Life, Akihiro Ino non ci ha detto nulla di nuovo se non una nuova data di uscita che sarà ad aprile 2025. Ha detto che il gioco ha delle meccaniche nuove per scalare le pareti, per le mount, quindi puoi cavalcare animali per percorrere più velocemente ampi lotti di terreno e è più rifinito rispetto alla versione per 3DS e molto più bello da vedere, sostanzialmente questo. Poi c'è anche stato un piccolo spazio per Megaton Musashi che ha aggiunto la modalità Battle Royale fino a 6 giocatori. Sempre Megaton Musashi ha aggiunto tre piloti leggendari: Koji Kabuto, Ryoma Nagare e Duke Flid, rispettivamente per Mazinga, Voltes e Goldrake. Insomma, fanservice a tutto spiano, ma l'avevano già fatto con i Mecha, perché non farlo anche con i piloti stessi? Insomma, Battle Royale ormai ci hanno abbuffato un pochettino, ma vabbè, tant'è. Il professor Layton. Oh, il professor Layton è stata una goduria vederlo. Più che altro a livello visivo. A primo impatto, tu hai questo mondo di gioco in 3D che si sviluppa in profondità. Praticamente gli edifici appaiono in 3D, molto più di quanto non facessero su Nintendo 3DS. Che se non sbaglio, solo due giochi hanno tenuto il 3D, poi Catriel non l'ha avuto perché si sono resi conto che il 3D su Nintendo 3DS veniva utilizzato un minuto al giorno, se andava bene, perché faceva davvero male agli occhi. I nuovi enigmi saranno curati dai Quiznok, un collettivo che crea contenuti digitali unendo il gioco alla conoscenza. Insomma, una cosa un pochettino per tutta la famiglia, abbastanza carino a mio parere. Trovate anche il loro canale su YouTube, prettamente in giapponese. Ovviamente, un nuovo arco narrativo con un Luke un pochino più cresciutello, un nuovo nemico che è una Gunman King Joe, quindi un pistolero fantasma. Ovviamente sappiamo tutti quanti che Layton ha sempre questi escamotaggi, un po' alla Scooby-Doo, che poi scopre che in realtà il fantasma non era un vero fantasma. E però secondo me hanno voluto mettere veramente i fantasmi, nonostante Layton si basi tutto quanto su logica e deduzioni, ed è anche per questo che piace. Uscita prevista 2025, ed io godo se dovessero rispettare tale data. Ma l'unica pecca è il motore di gioco, che non è proprio brillante quando vedi i personaggi non nelle cinematic o cutscene, chiamatele come volete, ma in gioco sono, i bordi appaiono seghettati. Sono molto leggeri i bordi, quindi si nota questa seghettatura bruttissima da vedere. C'è sempre tempo per migliorarlo, possono smussare o mettere un contorno, magari nero, un pochino più leggero, per dare un po' un effetto di rifinitura. Speriamo, vediamo come va, perché comunque sia, non è che inficia sul gioco, però l'occhio è un pochino più coccolato. Passiamo ora a Inazuma Eleven Victory Road, data di uscita giugno 2025. Non si sa il giorno perché Level 5 che ti dà il giorno è utopia, però giugno 2025, data confermata. Eh sì, gioca ragazzi, finalmente potremo giocare dopo anni, mettere le mani sul prodotto completo. Abbiamo visto tante nuove cosuzze, come ad esempio l'albero delle abilità dei giocatori. Tu puoi potenziare un giocatore oltre le sue caratteristiche normali e farlo diventare un top player, quindi avere in squadra giocatori divini, rango divino per metterla in questi termini, e penso sia applicabile a tutti i giocatori. La modalità Chronicle, o cronaca se vogliamo, ti fa rivivere tutte quante le avventure che Mark e i compagni hanno vissuto all'interno del mondo di Inazuma Eleven. Penso che si applicheranno per forza di cose anche a Inazuma Eleven Go, tutta la trilogia, o almeno questo è quello che sembra far intendere.
Giocheremo con squadre quindi preimpostate, un po' come in Azuma Eleven Strikers, ma al posto della tua squadra ne usi quella che ti dà il gioco, come è giusto che sia, un po' come i cancelli leggendari su in Azuma Eleven Go Galaxy se l'avete giocato. Avevi una squadra già costruita e con quella dovevi vincere un incontro difficile, tipo la Inazuma Japan contro l'Ogre. La Japan di Inazuma Eleven 3 si intende. Inoltre potremmo creare dei legami tra i giocatori, ad esempio, come si vede nel Vision, tra Arion e JP. Questo dovrebbe far sì che ci sia un feeling, un'intesa superiore rispetto a Arion e Riccardo, che non hanno un legame. Ma è tutto da vedere come sarà strutturato, perché non è proprio chiaro al 100%. Ci sarà anche la modalità sfida, dove potremmo scegliere tra oltre 5200 giocatori, contando tutti quanti gli Inazuma usciti fino ad ora. Sarà fenomenale vedere quali squadre competitive verranno create all'inizio, perché poi ovviamente il regolamento è quello che è, i top player sono quelli che sono, si aggiusteranno tutti quanti e tutti quanti inizieranno ad usare non i loro preferiti ma quelli più forti, un po' come accade in Pokémon, che c'è la top usage e quindi vengono usati principalmente quelli. E per chi non ama l'azione ci sarà anche una modalità comandata dall'intelligenza artificiale. Tu impartisci dei semplici comandi e il gioco li esegue, quindi non devi neanche starti a sbudellare a premere i tasti per vincere le partite o gli incontri su Inazuma Eleven Victory Road. Mi ha fatto molto storcere il naso, però ovviamente non la demonizzo, perché magari poi è una cosa che andrò ad utilizzare io perché sono scarso come lo schifo e quindi magari poi mi piacerà e la utilizzerò per sempre, certo. Non lo farò mai perché mi piace premere i tasti come i bambini, però vedremo una volta quando avremo pad alla mano. Sempre di Inazuma Eleven, Akihiro Ino ha parlato del film, cose già dette quindi nulla di nuovo, e un nuovo Inazuma Eleven, che però è un remake. Blame Fire! Inazuma Eleven RE, il remake del primo Inazuma Eleven. Io ho urlato. E ero in live da Freak, quindi potete confermare che ho urlato. È un remake in 2D HD che ora va di grandissima moda, sta spopolando ed è una goduria per gli occhi, se non fosse che i personaggi sono cibi. E non i cibi che si mangiano, ma i cibi quelli stremenziti così, personaggi mini mini mini. Non è che non mi piacciono, però a colpo d'occhio li vedi lì. Sono un po' strani, si muovono un po' storti. Poi ci sono le partite di calcio, ovviamente. In Azuma Eleven, che fai? Non ce le metti le partite storiche? Sì, tutte le partite, tutti quanti gli allenamenti, tutte quante le cose. E mi sembra più un subbuteo, però. Perché non è proprio in Azuma Eleven come ce lo ricordiamo, dove tu tracciavi la linea. Perché sì, puoi tracciare una linea sul campo, ma il giocatore eseguirà l'azione che tu imposti mentre tracci questa linea. Una volta che avrà la palla al piede, ad esempio, puoi effettuare un passaggio in avanti per poi andare a prendere la palla con lo stesso giocatore che ha fatto il passaggio in avanti. Oppure tracci questa linea sul campo, premi calcio per calciare in porta, il compagno la passa in avanti e quello che prende la palla calcia in porta. È un po' strano, sinceramente, è una zona un po' grigia perché non ci ha spiegato niente a Akihiro Ino. Ci ha solo detto, remake di Inazuma Eleven uscirà nel 2026, aspettate. Vedremo magari qualcosina al prossimo Vision, che sarà nel 2025, ad aprile si suppone, dato che esce Fantasy Life, e ci saranno prodotti cross media. Quindi forse vedremo un altro anime di Inazuma Eleven oltre a quello di Victory Road. Potrebbe uscire un altro anime, ma un altro anime che sicuramente uscirà è quello di Decapolis. Decapolis ci ha fatto vedere qualcosina di più sulla storia, sui personaggi, quello che è successo al protagonista. Chissà cosa sarà mai successo a un protagonista che cerca vendetta. Chi potrà mai capire cosa gli passa per la testa? E per il resto solo personaggi nuovi, protagonisti, mezzi protagonisti, in seconda, insomma. Niente gameplay perché l'abbiamo già visto l'altra volta. Ero più interessato a un eventuale demo, che avrebbero sì mostrato al Tokyo Game Show, però almeno avremmo avuto qualche spezzone di gameplay, ma niente, a Tokyo Game Show ci saranno Fantasy Life, Inazuma Eleven e Layton. Layton probabilmente
vedrò di coprirlo in qualche maniera, anche Fantasy Life e anche in Azume Eleven, quindi settimana prossima magari forse vedremo qualcosina sul Tokyo Game Show. Per concludere, Holy Horror Mansion. Akihiro Ino l'ha pubblicizzato come successore spirituale di Yo-Kai Watch, quando in realtà non lo è. Cioè, se tu mi fai un successore spirituale con in mente il fatto che quegli spiriti possono possedere oggetti, allora non mi dire è il successore di Yo-Kai Watch, anche perché non solo l'ha pubblicizzato come successore spirituale, ma come un nuovo concetto per Yo-Kai Watch, il che è ancora peggio. Perché di Yo-Kai Watch, questo Holy Horror Mansion, che per carità mi è piaciuto e ora ci arriviamo al perché mi è piaciuto, non ha niente se non gli spiriti, e vai, gli yokai esistono nel mondo giapponese. Questo è il concetto di Yo-Kai Watch, perché gli yokai sono in realtà gli spiriti del folklore giapponese, e questo è chiaro. Quindi tu non mi puoi dire, siccome ci sono gli spiriti, che noi chiamiamo yokai, allora è un concetto per Yo-Kai Watch. No, non è un concetto per Yo-Kai Watch, è un concetto per un nuovo gioco. Però devono farlo vivere sulle spalle di un brand famoso, e questa cosa mi dispiace perché il gioco ha il potenziale per reggersi sulle sue gambe da solo. È davvero carino. Non bello, carino, che è molto meglio di bello. Ma perché dico che è carino? Ragazzi, è coloratissimo, è frenetico dal punto di vista delle animazioni, del gameplay anche. Si è visto una piccola porzione di gameplay dove tu vai a fotografare gli spiriti per farteli poi amici, e anche di combattimento che sembra combattimento a turni alla Pokémon maniera. Attacca uno, poi attacca l'altro. Potrebbe anche non essere a turni, perché si è visto veramente 5 secondi del Kineko che faceva fuori l'altro spirito. Quindi non si è visto molto. Kineko è il nuovo yokai che viene dal Mane Kineko, che viene posseduto, che si è visto già nei trailer e quant'altro. A differenza di Yo-Kai Watch, abbiamo 3 tipi di spiriti principali, quelli che abbiamo visto se non altro, che sono verdi, che possono entrare negli oggetti e quindi renderli vivi, come ad esempio appunto lo spirito che entra nel Mane Kineko e diventa Kineko. Poi c'è lo spirito blu che può creare una chimera, ad esempio una penna e una mela, Apple Pen, sì. Hanno messo anche quel tizio lì che fa Pen Pineapple Apple Pen, proprio per farti capire che è una chimera questo mostro, questo spirito che può combinare più oggetti. E poi abbiamo lo spirito rosa che è un architetto. Entra in una torta e ne fa un palazzo. Forte, molto carino. E questo prodotto è un prodotto cross media, ha detto Akihiro Ino. E che significa che è un prodotto cross media? È un prodotto che sicuramente è stato fatto vedere a un test group, e il test group ha detto mi piace questo prodotto, e allora ha detto sapete che facciamo ragazzi? Facciamo anime, facciamo magliette, facciamo astucci, diari, quaderni, musica, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Questo è un prodotto cross media che va a prendere anche altri media, come appunto la musica, gadget, peluche, anime, film e quant'altro. Vogliono replicare il successo di Yo-Kai Watch ed io glielo auguro che ci riescano. Però non me lo pubblicizzare come Yo-Kai Watch. Io l'ho detto nello scorso video dove facevo le mie previsioni per il Level 5 Vision. Questo Ghostcraft, che ora si chiama Holy Horror Mansion, sottotitolo Ghostcraft a quanto pare, c'è cioè un sottotitolo, l'ho detto che poteva essere un altro modo per rilanciare Yo-Kai Watch con un altro nome. E non è proprio Yo-Kai Watch, ma stanno vivendo sulle spalle di quello che era il Fu Yo-Kai Watch. Ragazzi, che vi devo dire? E Akihiro Ino, insomma, vuole attrarre la fanbase, ma non ha capito che la fanbase non è stupida e che Yo-Kai Watch ormai è che bello e che defunto. Potrebbe essere ripreso quando ci sarà un anniversario, che c'è stato l'anno scorso, ma vabbè, magari quando ci saranno i 15 anni o i 20 anni si riprenderà Yo-Kai Watch, un nuovo remake. E non aspettatevi remake ora subito, perché il remake del primo Yo-Kai Watch per Nintendo Switch e telefono è stata una manovra per far conoscere Yo-Kai Watch a chi non lo conosceva, in attesa che poi usciva un nuovo prodotto, tipo Yo-Kai Watch 1 per Switch 2018, 2019 Yo-Kai Watch 4 e poi Yo-Kai Watch Gakuen Academy Y, che Dio voglia se ne faccia un altro titolo un giorno, perché è fenomenale.
nonostante il grinding eccessivo che richiede. E queste erano tutte quante le notizie del Level 5 Vision. Vi ho messo immagini, vi ho messo spezzoni del Vision. Spero che abbiate gradito questo recap e ditemi cosa ne pensate, perché secondo me Holy Horror Mansion ha il potenziale per diventare un prodotto bomba. Non che fa il botto perché fallisce, ma fa il botto perché diventa una roba non di nicchia, ma a livello globale potrebbe davvero fare grandi cose. Speriamo, incrociamo tutti quanti le dita. Solo che per diventarlo devono prima andare bene gli altri prodotti. Comunque per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!